Giornata triste, per la regala bisogna mettere proprio un po' di bella musica, di quella vera, però no di quella finta, cazzo. Number one, a tutto volume. O lo fa apposta o è un vizio di famiglia. Ascoltami bene, Nina. Voglio fare uno scherzo a mamma Troia. E poi metter colpevole lei, capito? Allora io mi nascondo il telecomando della televisione. Lei pensa che sia stato io. E poi invece, infatti è vero, sono stato io, sarò io. E poi invece gli darò la colpa a lei con un bel trucco. Ci stai, Nina, eh? Certo che ci sto. Prima di tutto, questo qui deve sparire. Sì, 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 allora, boh, una fila, prendiamo la mesa. Sì, sì, va bene, io la metto qua. Via! Vediamo. Questa senza risposta maledetta. Dov'è il telecomando? Ah, lo metto sempre qui sotto. O lo fa apposta o è un vizio di famiglia. Due. Lento, davanti ai nostri occhi c'è un bel mistero da risolvere. Qualcuno di noi tre, di voi due, ha rubato il mio telecomando. Chi è stato? Mamma Dorothy, io no! Neanche io sono stata, vero Lorenzo? No, neanche te, Nina. Quella stronza della mamma Dorothy. Ecco, quella stronza della mamma Dorothy dà la colpa a noi, vero? Sono stata, giuro su Dio. E neppure io sono stato. Allora, io ieri sera sono andata in cucina. Ho portato il telecomando con me. Questo scherzo si sta facendo sempre più bello. E l'hai appoggiato lì, butta puttana! Ci hai umiliato. E ci hai anche offeso. Era da tanto tempo che non pigliavi belle botte, quindi ho fatto questo scherzo. Scherzo? L'avete fatto una scherza? Brutti dai! Oh!
O lo fa apposta o è un vizio di famiglia. Questa volta devo dire che l'ho fatto io apposta. Ho messo il cuscino lì per la seconda volta. Questa me la pagate, brutti diavoli. Me la pagate, quindi per dispetto vi copro il film. Il film è finito, fine!